Buona domenica a tutti, buona domenica anche a te Ezio e a tutti gli amici juventini. Ciao Massimo, buona domenica a te naturalmente e a tutti gli amici di Juventus, una signora per due, buona festività a tutti. Diciamo che è una domenica migliore delle altre, no? Obiettivamente. Una vittoria dopo molto tempo, qualche bagliore di Juventus e qualche bagliore di qualche giovane che è rimasto fermo per lungo tempo, no? Fagioli, in questo caso. Esatto, Massimo, è una buona domenica, ma è stata anche una buona settimana, nel senso che si è voltato pagina, c'è questa, come abbiamo detto nel nostro video precedente, questa aria fresca, questi bagliori di Juve visti in conclusione di campionato, e sono incoraggianti, non devono essere fuorvianti, perché No, non beh, possiamo dimenticare che ecco, le ultime due partite sono state giocate insomma, a cuor leggero, anche con voglia di divertirsi e senza eccessive pressioni. Però abbiamo visto cose interessanti, nell'ambito di queste cose interessanti, appunto, la riproposizione di Niccolò Fagioli all'onore del mondo calcistico. Ora, Massimo, io trovo, e in questo sono anche d'accordo con il nostro amico Luciano di Juventino sì. 100%, abbiamo parlato anche questa mattina. Per me, insomma, è un fatto storico dire che molto probabilmente con Fagioli, scusa, Sì. completamente disponibile, la stagione avrebbe avuto un indirizzo diverso per tanti motivi. Ora, certamente sarebbe stata una risorsa in più, ma che tipo di risorsa? Perché amo riportare dei fatti, delle circostanze inoppugnabili, in forza delle quali, ecco, non è che Fagioli godesse poi di tutta questa considerazione, Infatti. perché facendo un passettino indietro, Massimo, ricordiamo che Fagioli, poco impiegato quando tornò dalla Cremonese, nemmeno tanto contento del suo utilizzo, era già destinato in prestito alla Sampdoria. La sua storia cambiò in una trasferta di Lecce in cui venne fatto giocare McKennie, che tra l'altro era influenzato, non stava bene, mezzo infortunato, e necessariamente sostituito poi perché non se la sentiva di proseguire. Entrò Fagioli e segnò quel gol veramente bellissimo che tutti ricordiamo, Assolutamente. un po' alla Del Piero, no? Sì. E ricordiamo altresì un suo errore fatale per la squadra, commesso a Reggio Emilia contro il Sassuolo, per il quale, nell'ottica delle vecchie modalità di valorizzazione dei giovani, praticamente fu messo fuori squadra per un mese. Ricordo anche, e qui la concludo, che nella semifinale d'andata con il Siviglia subì un grave infortunio alla schiena ad opera di Gudeli, e che questo infortunio addirittura venne addebitato a sua colpa per inesperienza, quando invece subì una vera e propria aggressione da tergo. Ora, è vero, perché è vero che quest'anno è mancato per sua esclusiva Eh beh, colpa, certo. però considerando che quando c'era, in ogni caso delle gerarchie veniva dopo Locatelli e Miretti, e quando anche fosse stato fatto giocare, molto probabilmente sarebbe stato impiegato fuori ruolo, e quindi anche lui
discretamente castrato, come lo stesso Locatelli e come altri. Ecco, non è poi detto che il suo contributo sarebbe stato così determinante come oggi si vuole forse far apparire per generare un ennesimo alibi alle delusioni della stagione appena conclusa. Ora io dico, certamente Fagioli ha delle doti anche importanti che sarebbe intellettualmente disonesto disconoscere, no? Però intanto lo attendiamo, ecco, fatti salvi anche i complimenti per la bella prestazione di ieri, finché le gambe e il fiato lo hanno sostenuto. Certamente lo aspettiamo, in occasioni decisamente più probanti, Certo, certo. ove dovrà far emergere, il proprio talento. Beh, certamente sarà, da una parte sarà comunque agevolato, da una squadra che cambierà filosofia di gioco, che sarà di nuovo proiettata verso il gioco del calcio. Ecco, dall'altra io mi auguro, mi piacerebbe che la società lo marcasse a uomo fuori dal campo. Detto questo, in ogni caso, complimenti a lui per come si è fatto, per come si è Assolutamente. riproposto, per come si è fatto ritrovare. Ha lavorato comunque per tutto l'anno. Sulla sua convocazione in nazionale, ecco, io non sono completamente d'accordo, però è anche vera una cosa: ha sbagliato, ha pagato, non è che lo si possa criminalizzare lì No, dalla durata. mancherebbe. Per cui va bene così, Massimo. Credo di sì. Quello che vorrei sottolineare ancora una volta è che provare cose nuove, che è fondamentale, e giocare in modo diverso si poteva. Questo lo abbiamo visto, pur avendo un transeunte, uno che porta la squadra. E all'arrivo di un nuovo allenatore, ricordiamoci magari in settimana, ma non proprio, fra 15 giorni avremo novità per Thiago Motta, ha dato dei frutti diversi pur senza un troppo lavoro, quindi bastava secondo me molto molto poco, Ezio, non so se sei d'accordo. Sì, e ti dico di più, nel senso che pensa come eravamo ridotti, perché Beh, beh. non è che ecco, questa Juve abbia fatto vedere delle Ma cose no, ma no, memorabili, cioè. ma già solo il fatto di vedere almeno un tentativo di pressing più alto, una maggiore inclinazione alla riaggressione, il cercare di giocare, di recuperare palla nella metà campo degli altri e non correre sempre all'indietro, che sono poi cose minime, cioè nulla di strabiliante, ma eravamo così disabituati a vedere una qualunque altra cosa minimamente apparentabile al gioco del calcio che questo riconsegnarsi, ecco, a un principio di normalità Eh sì. sembra addirittura un fatto eclatante, Massimo. Assolutamente, vabbè. Meno male, l'ottimismo è un pochino recuperato, diciamo, come tu hai fatto comunque in analisi che riguarda Fagioli, che possiamo poi estendere naturalmente, vedremo quello che accadrà. Iscrivetevi al canale e ci vediamo naturalmente per il nostro caffè. Grazie, Ezio. Grazie a te, Massimo, un buon proseguimento di domenica a tutti, a Ugo.